Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Neo Padri. Oggi vi voglio parlare di 7 trucchi per non dimenticare il vostro bebè in macchina. Se ne sentono purtroppo di tutti i colori sui giornali, nei telegiornali, di bambini che muoiono perché vengono dimenticati dai propri genitori sul seggiolino della macchina. Non sta a me indicare le colpe o le cause perché questo avviene, purtroppo non ne ho le competenze, però se posso aiutare molti di voi, se possiamo prevenire tutti insieme le morti di questi bambini, è tutto di guadagnato. In attesa di una legge che imponga ai produttori di seggiolini l'installazione di sensori. Abbiamo le macchine che frenano da sole se vedono dei pedoni, abbiamo le macchine che parcheggiano da sole, però non abbiamo le macchine che ci avvertono se abbiamo nostro figlio sul sedile posteriore. E questo è molto molto grave. Il rimedio numero uno, e credo forse uno dei più infallibili, mettete il vostro cellulare sul sedile posteriore insieme al vostro bebè. Siccome ormai siamo smartphone dipendenti, è triste dirlo, ma l'importanza che ha il cellulare non è certo superiore a quella di nostro figlio, però comunque rischiare di dimenticarlo in macchina può farci ricordare anche della presenza di nostro figlio sul seggiolino. Però mi direte voi, no, io sono un imprenditore, io sono un businessman e non posso assolutamente viaggiare senza il mio cellulare perché possono arrivarmi delle chiamate importanti. Ok, allora fate il gioco della bambola di pezza. Qual è? Prendete una bambola di pezza e un peluche. Quando vostro figlio è sul seggiolino, mettete la bambola sul sedile anteriore. Quando vostro figlio non c'è, mettete la bambola al posto di vostro figlio sul seggiolino. Così iniziate a far associare al vostro cervello che la presenza della bambola sul sedile anteriore è anche la presenza del vostro bebè nel sedile posteriore. Però potreste anche dirmi, no, a me non piace portare ninnoli, non mi piace portare bambolette, peluche in macchina, assolutamente. E allora iniziate ad assumere una certa routine, ad esempio quando scendete dalla macchina. Prima di chiudere la macchina girate intorno, controllate gli sportelli, controllate il portabagagli. Questo fatelo anche in assenza del vostro bebè. Deve diventare per voi una routine. Per esempio per me, una routine forse per qualcuno anche un po' fastidiosa, per mia moglie per esempio, è che quando scendo dalla macchina chiudo la macchina col telecomando e vado a controllare se lo sportello è chiuso. Questo vi può aiutare comunque a controllare anche l'interno della macchina e vi può aiutare a non dimenticare il vostro bebè. Un altro dei rimedi, quando il vostro bebè è in macchina potreste mettere la borsa dei pannolini sul sedile anteriore. La presenza di quella borsa vi ricorderà anche della presenza del vostro bebè. Oppure c'è chi magari la mette nel bagagliaio. Comunque quando scenderete avrete bisogno di prendere la borsa. Il suggerimento numero 6 è quello di fare molta molta attenzione se cambia la vostra routine. Ad esempio se cambiate casa, se cambia il parcheggio sotto casa, se cambiate posto. Cercate, come dicevo, di non scendere mai dalla macchina con il cellulare perché comunque sareste distratti. Cercate di fare sempre le stesse azioni e se dovessero cambiare cercate di riprendere l'abitudine con quelle routine cambiate. Il suggerimento numero 7 è quello secondo me più importante di tutti insieme al primo. Siate presenti con i vostri bebè. Quando guidate la macchina e il vostro bebè sul sedile posteriore, voi potrete avere tutti quanti i pensieri di questo mondo, dal lavoro, agli affari, ai soldi, ai problemi di casa, qualsiasi tipo di problema, ma in quel momento state rischiando la vita voi e il vostro bebè. È brutto dirlo, ma purtroppo è così. Quindi fate attenzione alla strada, non rispondete al cellulare, ma soprattutto siate presenti con il vostro bebè. In che modo? Guardatelo dallo specchietto. Ci sono anche quegli specchietti che si installano sul poggiatesta posteriore e che riflettono nello specchietto retrovisore del guidatore. In quel modo lui vi può guardare, voi potete guardare lui, potete iniziare a parlare, potete cantare, potete fare dei versacci, una piccola lallazione, potete fare qualsiasi cosa. Questo vi aiuta a ricordare che il vostro bebè è sul sedile posteriore. Voi siete presenti con lui, lo farete star bene e anche voi starete bene e preverrete delle tragiche situazioni. Altra cosa molto molto importante, parlate di tutte queste tragedie, parlate di queste situazioni e parlate anche di questi tipi di suggerimenti con amici, parenti, familiari, con tutti coloro che potrebbero avere a che fare con il vostro bebè in macchina, che potrebbero prendere il vostro bebè e portarlo da qualche parte. Vi potrebbero dire, che palle, stai sempre a parlare delle stesse cose. Sì, parlo sempre delle stesse cose perché non parlarne potrebbe essere una timidezza o un capriccio che può costare molto caro. Soprattutto adesso che si avvicina il periodo estivo, se vedete un bambino all'interno di una macchina lasciato solo, avvertite immediatamente il 112 o chiedete aiuto nei dintorni. Se fa estremamente caldo e se vedete che il bambino sta male, cercate assolutamente nel più breve tempo possibile di tirarlo fuori da quella macchina. Pochi secondi possono salvare veramente una vita. Cari neopadri, questo è un canale dedicato a voi e questo è l'appello che rivolgo a voi. Condividete il più possibile questo video e
cerchiamo tutti insieme di poter prevenire queste tragedie e di poter salvare future vite. E siccome su questo tema nessuno può dire a me non capiterà mai, perché la stanchezza che si fa sentire, la deconcentrazione, l'abitudine a fare una strada piuttosto che un'altra, può costare veramente caro. Quindi, cari neopatri che seguite questo canale, aiutiamo per quello che possiamo a prevenire le morti di questi bambini all'interno delle macchine. Vi prego assolutamente di condividere questo video con i vostri familiari e i vostri amici. La vita che potremo salvare potrà essere il vostro figlio, di un familiare o di un amico. Grazie.